Oggi per me è una giornata particolare. Sto per incontrare un camionista, un vero camionista, uno di quelli grandi e grossi che solo a sentirne parlare fa paura. È un po', come si dice, un po' stronzo come persona, come personalità. C'ha le sue sfuriate un po', chiaramente da matto, cioè no, da matto, da persona autoritaria. Anche chi lo conosce da vicino mi ha detto che è un tipo con cui fare molta attenzione. Dalla mia parte, tra virgolette, c'ho Graziano, che è mio fratello, che ci pensa lui a tenere tutti a bada, basta che li guarda, e stanno tutti a dovuta distanza. Se disgraziatamente qualcuno gli fa un furto, lui è capace di tagliargli le mani, per quanto animale. Quando c'è qualcosa che non va, lui è capace di girare scrivanie. Beh, finalmente sto per conoscerlo. Autisti sono ignoranti. Ogni tanto ne acciaccio qualcuno, una cimica. Sto per incontrare Graziano. È prestissimo, Graziano arriva nella sua grande ditta. È lì che ci incontreremo. È pronto a partire, ancora non ci conosciamo e vengo già sgridato. Oh, su, che è tardi. Grande. Ciao, grazie. È un piacere grande. Via. Appena salgo sul camion capisco che il nostro è un carico particolare. Ammazza e fuggi, è la nostra. Spingi il bottone, l'arcangelo. Si parte. Oggi dovremo macinare 700 chilometri, alla fine dei quali scopriremo se il nostro viaggio è servito a qualcosa e soprattutto se il nostro carico è radioattivo. Ma che carico abbiamo? Noi abbiamo un carico di CDR. CDR. Combustibile da rifiuto. E andiamo a portare sta roba all'inceneritore di Brescia. Stiamo in fortissimo ritardo. Partiamo bene, ma la difficoltà del nostro viaggio non è solo il tempo. C'è un percorso obbligato, che passiamo sotto una struttura che controlla se c'è merce radioattiva all'interno del carico. Se il semaforo rimane verde, stiamo a posto. Se il semaforo diventa rosso, e ti succede? È successo 2 o 3 volte quest'anno già. I pannolini di qualcuno che ha fatto la chemioterapia. Ah, questo. Capito? Basta pure uno di quello. Basta un pannolino? Sì. E una volta che è radioattivo, che cosa fanno? Allora, se risulta radioattivo, ci sta una procedura che praticamente deve stare 24 ore fermo. Se la radioattività nelle 24 ore cala in tot percentuale, cioè ci stanno dei giorni, l'altra volta ci hanno fatto stancare 3 giorni fermo. Se scende... Ma tu gli lasci il camion e te ne vai? Non è che te ne puoi andare subito, perché se oggi per esempio a me non mi scaricano, me ne fanno sta la mattina dopo, me li fanno... Il controllo alle 9. Il nostro carico e quindi il nostro viaggio è appeso ad un controllo sulla radioattività. Se dovessimo essere positivi, perderemo un'intera giornata di lavoro e forse di più. E Graziano ha una famiglia da portare avanti. Io ho una moglie che devo solo ringraziarla perché mi sopporta ancora. Gli ho fatto proprio la voglia di mandarmi a f***. Io sono innamoratissimo di lei. Mi ha dato 2 gemelline la prima volta. Quando che mi ha detto che erano 2 con andacca, dico, oddio, sono partiti subito. Poi sono uscite 2 femmine, tutto sbagliato, non ha azzeccata una. Allora ci siamo rimessi subito al lavoro e poi è venuto Massimo. Io viaggiavo che ero giovanotto, avevo 15 anni, 16 anni, 17 anni, 18 anni, io già facevo l'internazionale. Dopo, subito fatte le scuole, io ho cominciato a viaggiare. In che senso leggere? C'avevo una patente, diciamo, pazza. E facevo l'internazionale, tranquillo. Ma col camion? No, con l'apparecchio. Ma scusa. Io praticamente a 14 anni già facevo la linea quasi. Non dico proprio la linea, però insomma poco ci manca. Siccome ero bello alto e che c'ha un sacco di capelli. Niente, praticamente andavo in giro senza patente perché, a parte il fatto che mio padre mi ha insegnato tanto a camminare inosservato, a fare in modo che sto camion quando camminava non si vedeva. C'avevo la patente, la denuncia di smarrimento della patente di una persona che puntualmente quando che veniva ritrovata sta patente o mi fermava la polizia, io non ce l'avevo dietro, ero sprovvisto del documento, e lui l'andava a portare. Dai 15 anni ai 21 anni io praticamente ho viaggiato tranne il periodo del militare senza patente. Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Olanda, Belgio. Col camion sono andato a Capo Nord, però a Capo Nord già l'avevo presa la patente, sì. Non ha mai fermato la polizia per infrazioni. Se capitava per controlli sì, ma io quando camminavo col camion non ero
Mio padre mi diceva, quando guidi e cammini nei centri abitati in particolar modo, devi fare in modo che il camion non si sente manco il rumore delle balestre, deve scivolare. Ma scusa, è tuo papà, sapeva che viaggiavi con un camion. Ma lui l'ha fatto ancora prima di me, più giovane di me, per noi è normale. Cioè, qua c'è la nafta dentro il sangue, non è... E tuo papà l'azienda? Io lo sono cresciuto con l'azienda di mio padre, ha smesso adesso, da qualche mese l'azienda, c'ha 70 anni. Io attualmente oggi ho 50 veicoli che cammino. E così Graziano si è emancipato dal padre e ha messo su una grande azienda, tutta sua, con ben 50 dipendenti. L'operativo! I suoi collaboratori concordano sulle difficoltà di questo lavoro. Sopportiamo Graziano, è la parte più difficile. Gestisci 50 persone, 50 mezzi. Cioè non è che vai a dormire sempre serenissimo. Purtroppo no. Io scarico una cisterna e mezza, due a settimana. Ogni volta che arriva una cisterna sono 60 gallinelle. 60 gallinelle, mica 60.000 euro. Porca vacca. Oh, io pago 160.000 euro al mese solo di stipendi, 160.000 al mese, eh. Se il fatturato varia di 6-7 punti percentuale, dai 500 ai 700.000, io pago 50, 60 o 70.000 euro al mese di autostrada. Tu hai una sessantina di famiglie che lavorano sotto a te, a fine del mese se le cose non vanno bene non dormi. Io prima dormivo come dove parcheggiavo dormivo, adesso ho gli incubi, tante volte ho gli incubi. Mi è capitato di avere il problema di pagare stipendi e cammino a testa china, mi vergogno e mi viene da piagna perché io mi vergogno. Mi vergogno proprio, è una sconfitta per un datore di lavoro non riuscire a dare stipendi a fine del mese. È una sconfitta. Vedi, è una domanda di c***o questa. Andiamo Marco. Andiamoci a via sul bello caffè, no? C'è ancora tanto da fare e c'è bisogno di un caffè, al volo. Prima di ripartire, Graziano mi insegna un trucco da camionista. Ma che c'è nella gomma? Guarda io perché ti sbandava. Ah no, controllo le gomme interne se sono sgonfie, la ralla, perché se te vanno fa un dispetto. Basta che ti tirano sta cosa qua, tu parti e rimorchio le casca per terra. Ma perché dovrebbe farlo? Perché ci stanno gli infami. Bene, riparto che so qualcosa in più. Dall'inizio del viaggio però non riesco a togliermi dalla testa il nostro carico e il controllo alla radioattività che dovremmo passare. Chissà se Graziano se ne preoccupa. Non ti caghi sotto, scusa. In che senso? Il camion passa sotto il controllo della radioattività. Ti dice sì, è radioattiva, tu hai viaggiato con una roba radioattiva. Io una volta, tu tutti i giorni. Certo, io però non lo posso sapere prima. Oh, queste sono le belle strade italiane, guarda che capolavoro. Abbiamo sfangato l'accordo, Marco. Ce l'abbiamo fatta, Sì. Poi ti faccio vedere l'Appennino, che arriviamo. Noi abbiamo una risata. Poi ti faccio vedere come stiamo bene. L'autostrada del sole, questa, Sì. Ma ora te la faccio vedere che bella. Poi voglio vedere se ti incazzi pure tu. Io non mi incazzo proprio. Anzi, mi diverto. Graziano è simpatico. Non sembra quell'orco che mi hanno descritto. C'ha le sue scuriate un po'... Basta che li guarda, Stanno tutti a dovuta distanza. Ma forse ho parlato troppo presto. Perché io sono una bella testa di Sono bella... Quello anch'io, sai. Io con le mani sono capolavoro. Sto sempre lì via. Guarda, non c'ho una mano dritta, no? Tutte spaccate. Ma fa botte. Spesso, ma poi quando mi arrabbio questo camion mi sbatto addosso ai muri, mi spacco. Oh, io con le mani ci ho fatta ricchia l'avvocato. Io sono stato in galera 3 giorni a Sollicciano. Sei stato? Perché? Ho fatto a cassotti con poliziotti. Ah, hai menato! Lui mi ha menato a me, io ho menato a lui. Io stavo in regola col camion e mi voleva sequestrare il camion per forza. È venuto il carro attrezzi, mi sono messo tra il camion e il carro attrezzi, non gliel'ho fatto agganciare. Hanno chiamato i rinforzi. È sceso Superman, mi è partito e mi ha preso al collo. Io l'ho chiappato e l'ho pistato. Mi sono fatto 3 giorni in galera per poi essere assolto. In formula piena c'è la fedina penale pulita. E un'altra volta sono stato in galera pure per una riscossa di soldi da un'azienda che non mi pagava. Ci hanno preso a pistolate. Ma dai! Sì. E ci siamo mezzo sfati, ci sono fatti a botte. C'è stato pure un articolo sul giornale. Mi sono immaginato che questo ti dava fuori la pistola. Se mio cugino non sterzava la faccia, gli era entrato il proiettile qua paro e gli era uscito da qua. Guarda, c'era il buco qua e gli è uscito da quest'altra parte. Dico, cioè, se rimaneva dritto io l'avevo aperto. Madonna mia. Per riscuote, 1.500 euro una cazzana. Io e mio cugino siamo stati assolti, loro sono stati condannati al risarcimento danni a mio cugino, però
sul camion raramente ho avuto problemi. Che io non so un attaccabrighe, anzi. Sì, un uomo di faccia proprio. Proprio un uomo di grandi abbracci, di baci e bracci. Oddio. Proprio così no. Non so, però nemmeno so uno che la mattina si alza a mandare un bigoglione a prossimo. Ah no, cioè, quello no. Vabbè, comunque è chiaro che non dovrò litigare col mio compagno di viaggio. Proprio quando sto pensando di riposarmi un po', Graziano mi fa un'offerta che non posso rifiutare. Senti, ma tu ti rompi le palle quando stai così? No, mi piace. Vuoi guidare? No, no. Mi fa guidare? Io guido, sì. Ma dove l'hanno mai fatto portare il bilico? No, mai. Difficile. Comincia la mia prima lezione di scuola guida con Graziano. Il cambio è come una macchina. Sì. Guarda la mano mia. Terza, sì. Quarta. Poi il movimento è sempre avanti e indietro, però dalla terza alla quarta alla quinta devi dare uno schiaffo a destra per andare nel settore delle veloci. Ah, perché sono 8 marce. Più 16. Più lo spezzamarce. Cosa serve lo spezzamarce? Dividere la marcia in due, un rapporto in due. Quello che cos'è? Freno a mano, questo bisogna starci attento. Ah, cioè che non averlo... Se si chiude... Se si chiude si blocca tutto. Facciamo la fisarmonica, si chiama il libretto. Si... Perché inchioda il rimorchio, il trattore diventa... Ecco, Graziano mi ha proprio rassicurato. Ma io ormai ho deciso. Senti, ma lo vuoi portare davvero? Sì. Allora mo ci fermiamo. Aspetta, tolgo le scarpe. Ah, che bestia! Se non ci arrivi, tira avanti il sedile. Ci arrivo, ci arrivo. Ci sei? Vado. Seconda, manettino. Non ha levato il manettino. L'ho levato. Tiralo su. È su. I miei inizi non sono eccezionali. Il mio istruttore deve ancora darmi una mano. Vai. Ma era su, eh? Allora non frenà. Ah, che pirla. Invece l'acceleratore frena. Piano, 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 piano. Così. A filo di gas. Piano, piano. Così. Seguo le indicazioni di Graziano e molto lentamente muovo i miei primi passi. Dalla cabina del camion ti senti un po' il re della strada, hai un'altra visione. E fare solamente anche un piccolo parcheggio con un bestione da 300 quintali è una manovra delicata. Sapessi che cazzo. Ah, figo, eh? Stavi col piede col fisso. Ma ne sono accorto dopo perché sono attaccato. Graziano, in un momento di crisi, un momento in cui tutte le aziende chiudono, quello che pensa la sua grande famiglia, cioè la sua azienda, ci darà da mangiare 50 persone, cioè 50 famiglie, non risparmiandosi mai. È impressionante come vedere questo grande uomo, grande e grosso, che ti parla della difficoltà che ha trovato negli ultimi mesi, negli ultimi anni a pagare gli stipendi e gli vengono gli occhi lucidi. Cioè, è un uomo grande e grosso che picchia, che massacra, che spezza tutti, per poi l'obiettivo suo è quello di far macinare chilometri per riuscire a dare lo stipendio a tutti. Pronto? Oh, ciccia! È mia moglie, te. Ciao, come stai? Senti, ma dimmi una roba, dimmi una cosa che non sopporti di tuo marito. Ecco. No, dimmelo adesso, dimmelo. Sì? Barbara, la moglie di Graziano, mi ha confidato un segreto che mi dice tanto del mio compagno di viaggio. Un bacio grande. Ora però voglio tenerlo per me. Lo rivelerò a Graziano solo alla fine della nostra giornata. Ora è tempo di ripartire e arrivare a destinazione. Ma i problemi sono dietro l'angolo, anzi, lungo la strada. Scarti con Bugagliano in direzione Brennero, coda di 2 chilometri. No. Dove? Campo Gagliano Carpi, due domani a noi. Per lavori. Noi andiamo là vicino, passiamo là. Ma come? Facendo? No, là vicino a quello che sta scritto sotto. Carpi, Campo Gagliano, ecco, qua noi passiamo. Oh, acceleriamo i tempi, ragazzi. Dobbiamo sbrigarci per arrivare in tempo all'inceneritore e soprattutto passare il controllo che ci dirà se il nostro carico è radioattivo o no. Al momento però le preoccupazioni di Graziano sono alte. Ha detto se con la telecamera riescono a lavarmi un po' di panza, ha detto che me l'aumentano. Ma come sono pure un po' dimagrito. Pure, penso. Beh, la velocità con la quale vai. Non so.
Vedi quel camion? L'ho parcheggiato io. E andiamo. Pronto? Ho fatto una cazzata. In questo senso, c'ho l'assegno in tasca, me lo so portato dietro. Graziano ha le mille cose da fare e sembra che oggi si sia dimenticato qualcosa. Ma noi non abbiamo tempo. Inoltre corriamo il rischio di rimanere imbottigliati sull'autostrada. Cantelmi, c'è sta la coda! Che? C'è sta la coda, andiamo! Papà, come mai sei andato via? È un padre padrone, diciamo, chiamiamolo così. Cioè io dovevo fare sempre quello che diceva lui. Siccome io sono di carattere come lui, perché lui da giovane mi ha messo nelle condizioni di imparare tante cose perché mi diceva vai, dovevamo stare sempre a disposizione sua. Non pensava mai che potevi lavorare pure per guadagnarti un euro, per farti una casa. Cioè, ho detto papà, un giorno papà, ma lo sai che sono quasi 10 anni che sono fidanzato con Barbara e mi vorrei sposare? E ho detto qual è il problema? Sono di tua. E io pensi che lo facessi apposta? Ma che non so se era una sfida, comunque. E non gliel'hai mai chiesto? Ma non ci abbiamo un bel rapporto oggi, purtroppo. Ah, brutto? No. Come mai? Un bel rapporto. Lui è un dominante, io sono dominante. Io ho fatto dei passi importanti nel settore della categoria e comunque vada, io porto il cognome suo, quindi lui dovrebbe essere soddisfatto. Lui in giro dice che è contento, però quando mi vede mi tratta male. Poi c'ha quasi 70 anni e mi rode il culo parecchio che non abbiamo un bel rapporto. Ma lui ti ha spinto ad andartene, dai. Insieme non potevamo stare. Però te lo ripeto, è lui che mi ci ha fatto diventare. Sei cresciuto prima. Andare in Portogallo col camion a 16 anni, poi sono arrivato a Milano a Viale Iena, e là c'era papà. Io sono tornato da solo. E che ti ha detto? E che mi ha detto? Ciao, mi ha dato un altro canno, un altro disse e sono ripartito. Che mi deve dire? Con mio padre non vado assolutamente d'accordo, almeno adesso. Cresci in una famiglia da trasportatori, almeno nel mio caso è traumatico secondo me. Da piccola volevo fare fumettistica. Non l'avessi mai detto a casa sta cosa, perché che ci fai, che cosa mangi, il lavoro ce l'hai. Va bene, faremo la contabile, infatti ho dovuto prendere ragioneria. E graziare a mio padre non vanno d'accordo per niente, in nessun campo, diciamo così. Non sono contento di questa situazione, quindi... Mi siete pelati? Una volta ci siamo arrivati quasi alle mani, appena una strattonata, però secondo me siamo andati molto oltre per tanti altri motivi. Oggi ti dico, se ci eravamo dati due pizze non era niente. E il motivo principale è stata la morte di una sorella. C'avevo tre sorelle, di cui una, la mezzana, Barbara, che è morta. C'aveva qualche problemino dei comportamenti. E il papà, carattere tosto, io spesso assistivo a certe cose che non volevo vedere. E ho preso mia sorella di prepotenza dentro casa di papà e me la sono portata a casa mia per farla stare tranquilla. E una sera sono tornato a casa e l'ho trovata morta dentro casa. E... lì è successo un macello, da lì è successo... Ma di che cosa è morto, scusa? Graziano soffre e non riesce a rievocare quel fatto. Sembra da quel lutto il suo mondo abbia cominciato a sgretolarsi. Lì è successo un macello. Mi hanno accusato che praticamente io ho ammazzato mia sorella. Sono diventato pelato, in 4 mesi ho perso tutti i capelli. Mie figlie con mio figlio, sì, li salutano quando li vedono, ma non c'è un rapporto con i miei. C'è un che rapporto... Peccato. Lasciami perdere, guarda. È il grande motivo di insoddisfazione. Che peccato. No, è che si perdono delle cose. Poi. Per correre con i camion c'era una sorella che aveva un problema, un figlio, e non ci si è dato il dovuto peso. Invece noi correvamo, sta ragazzina è stata lasciata nel dimenticatoio e è successo quello che è successo. Perché se ci si perdeva una settimana, stava con noi oggi. Sì, quanti anni aveva? 24. Minchia, 24 anni. È una sconfitta che non la ricucirei mai. E poi, quando che ti rendi conto di questa situazione, adesso che so papà, capisco mia madre, ma come fa un genitore a sopravvivere a un figlio? Cioè è proprio una legge della natura, è sbagliato quello che succede, capito? Non può succedere. Vedo quel gigante di Graziano sgretolarsi ricordando quel fatto terribile.
ma non ci si può fermare di fronte a niente, neanche adesso, perché siamo diretti all'inceneritore per consegnare un carico che speriamo non sia radioattivo. Ora c'è solo una cosa che ci può bloccare. Ma questo è un incidente, no? O no? Ma no, questa è la deviazione, non dico io. Questa non ci voleva. Che baracchino. Quanta fila è qua? Buongiorno, direzione nord. Non ci risponde nessuno, ma non ci vuole molto a capire che siamo nel bel mezzo di una coda. Qualche collega mi dice quanti chilometri sono, direzione nord, di fila. Si mette male. Se il traffico non si sblocca, rischiamo di non arrivare in tempo. Io la odio questa autostrada. Siamo due, siamo. Per fortuna si riparte. Ah, finito, va a f***o. Se adesso non ci sono complicazioni quando passiamo sotto al tunnel della radioattività. Beh, è quello lì? Sì. Ci siamo. Lo stabilimento sembra una città del futuro, con un'enorme torre che si confonde con il cielo. Tra poco sapremo se il nostro viaggio andrà a buon fine. Oh, qui si vede il peso. Graziano scende per un controllo. Risale. E il peso cambia di un bel po'. Vedi il peso? Minchia, quando sei sceso ad andare in ufficio è diventato 45.000. Bastardo. Quando ci fai entrare, zio? Si entra, ragazzi. Eccoci, siamo al momento della verità. Il controllo delle radiazioni. Vedi che lì su c'è il semaforo? Sì, veicolo a passo d'uovo. Arancione. 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 Verde. No. Ah, grazie. Andava bene. Finalmente entriamo. Lo scenario che ci si presenta è da fantascienza. Un enorme capannone dove i rifiuti sono una ricchezza. Ecco svelato il nostro carico. Graziano lo avvicina alla fossa dove verrà scaricato. Avvia la sua macchina che comincia a sputare fuori quintali di rifiuti. Partito! Vedi, un po' comincia a nagliero? Lo si apporrebbe per 800 km, 700, un po' meno, dai. Che lavoro di merda! Queste tonnellate di roba vanno a finire in una cosa che è alta 30 metri per 150 metri, un serbatoio. Impressionante quando scende. Hai visto che bestia? Questo spruzzano per l'odore. C'è di tutto, palloni, scarpe. Guarda che bestia. Madonna. Un gigantesco ragno meccanico raccoglie i rifiuti che il semirimorchio di Graziano continua a scaricare. Il mio compagno di viaggio è contento come un ragazzino. Hai visto che bestia? Madonna mia. Può sembrare strano, ma quello che vedo è spettacolare. La trasformazione dei rifiuti in energia, quella che a Graziano sembra non mancare mai. Incredibile. C'è la cosa che già da là sembrava grosso. Di qui è bestiale. Quante tonnellate al giorno? 2000, fino al regime 2004. Adesso di qui, guarda che la bocchetta come piccola. Come sembra piccola, infatti. La giornata è finita, ce l'abbiamo fatta. Il semirimorchio del mio amico viene lavato, disinfettato, pronto per un'altra giornata di lavoro. Ma prima di salutarci ho un segreto da rivelare al mio compagno di viaggio. Grazie. È un mastino napoletano che va avanti, è un toro che va avanti a corna bassa. Ma non dovrebbe dimenticarsi quello che mi ha raccontato sua moglie. E allora sarebbe un uomo eccezionale. Grande. Io posso solo non darti un consiglio, augurarti una cosa, di ricordare attentamente le parole di tua moglie.
conta fino a 10. Conta fino a 10. Io lo capisco perché sono così, sono istintivo, mi incazzo subito, mi arrabbio, no? E ho imparato a gestire un po' di più questa rabbia, no? E tu hai la responsabilità di 3 bambini, io mi auguro che tu riesca a non perderti del tempo con loro. È una delle cose che mi sono ripromesso, quindi spero di iniziare il più presto possibile. È la stessa occasione che ha perso tuo papà con te. Mm. Ah, sì. E sei sempre incazzato, cioè, per questa cosa. Incazzato. E che non è incazzatura questa cosa, non è rabbia, è dolore. Certo, sotto forma di rabbia, ma è dolore, già. Però cerca di recuperarlo quel tempo, cioè cerca di recuperare quel rapporto, perché poi alla fine il tempo passa. Graziano non si ferma mai, per la sua famiglia, per se stesso, per i 50 dipendenti a cui deve garantire uno stipendio. Graziano è veramente un inarrestabile. Ora sto per incontrare un altro camionista, anche lui è un duro. Molto piacere, ciao. Marco, molto piacere. Agata. Ciao! Dai, Gio, vieni! Stamattina pensavo di partire su un camion enorme e invece salgo insieme ad Agata su una piccola utilitaria per portare il suo bambino a scuola. Graziano era proprio uno tosto, quello si dice un camionista. Ora sto per incontrare un altro camionista, anche lui è un duro. Uno che non molla, un camionista che ha avuto tanto e che ora si ritrova con poco. Ciao Agata! Ciao! Molto piacere, ciao! Marco, molto piacere! Ciao! Dai, Gio, vieni! Come ti chiami? Che ragazzone questo ragazzone! Sta un po' di metro più alto di me! Bene, allora andiamo! Devo portare un attimo lui a scuola! Sì, via! Ok? Stamattina pensavo di partire su un camion enorme e invece salgo insieme ad Agata su una piccola utilitaria per portare il suo bambino a scuola. Certo, perché sembra una mattina come le altre, anche se in realtà oggi per Agata è l'ultimo giorno per vedere una delle cose che ha più care al mondo. Sono Agata De Rosa, ho 33 anni, faccio la camionista da quando ne avevo 19. La mia famiglia è composta da mio marito, che vabbè fa il mio stesso lavoro, c'è la mia stessa passione, da mio figlio il primo che è Giovanni, che porta il nome di mio padre, e da quello che dice lui spero di no, è un futuro trasportatore anche lui. E poi da Emma, che è la più piccola, che ha 13 mesi. Adesso, fino a dicembre avevamo un'azienda nostra gestita a gestione familiare e poi abbiamo dovuto comunque smettere perché non si riusciva più ad andare avanti. Quando salgo sul camion sono contentissima, non contenta, perché comunque a me manca il mio camion, manca la vita che facevo prima e mi manca lo star da sola io e il mio camion. Le difficoltà degli ultimi tempi hanno fatto perdere ad Agata gran parte di quello che aveva e amava. Tra i pochi che riescono a consolarla ci sono i figli. Infatti la festa della mamma mi fa, siccome ero proprio in crisi mistica per quello che è successo al lavoro, e allora mi fa: dai mamma, non piangere, te lo do prima il regalo della festa della mamma. Ah, capito. E mi ha detto la poesia. Giovanni è arrivato a destinazione, ora tocca a noi iniziare la nostra giornata di lavoro. Dammi 5. Vai. Mentre corriamo all'azienda dove Agata lavora come Jolly, scopro che la mia compagna di viaggio, oltre alla ditta, ha perso qualcosa di più importante. A dicembre il commercialista mi ha presentato dei cialtroni e mi hanno fatto la proposta di ritirare, di subentrare nei leasing e darmi la differenza del valore dei camion, giustamente, no? Il camion che avevo dedicato a mio padre. Mio padre, quando era malato, ci eravamo ripromessi di comprare sto camion. Quello era un camion a cui io ero legata. Quel camion avrei fatto tutto più che venderlo. È stato fatto con i colori che piacevano a mio padre, perché il camion che guidava mio padre inizialmente era bianco e verde acqua. Davanti c'è Giovanni, che è il nome di mio padre e di mio figlio. Quindi Agata, per riuscire a mantenere la famiglia, è stata costretta a vendere la cosa a cui teneva di più, il camion dedicato al papà. Ora è in una concessionaria e oggi per Agata è l'ultimo giorno per vederlo.
ma prima c'è da fare una consegna e sembra che i piani stiano già cambiando. Ciao Gianni. Marco, ciao piccino. C'è stato un cambio di programma, vabbè. Ma adesso non sono pronti. Quindi noi adesso partiamo con un trattore. Sì, Brescia. A Brescia. Prendiamo il rimorchio e si va a Carisio. Là potete pranzare, fai l'ora di riposo e poi rientri. Basta conoscere un titolare come Gianni per capire il momento durissimo che vive il trasporto. Alle 7 mi hanno chiamato l'autista e mi hanno rubato il gasolio in Francia. Chi comunque continua a fare questo lavoro per me è un eroe. Non ce la facciamo più. Cioè i margini sono talmente ridotti che se ti rubano un qualcosa, beh, un fanale costa 1.000 euro, non è che te lo regalo. Siamo pronti a partire. Non vedo l'ora di viaggiare con Agata. Vedere come una ragazza piccola se ne va in giro con 300 quintali di camion, ma sembra proprio che oggi dovrò aspettare. Ora è saltato tutto. Stanno aspettando un'altra conferma e dirottiamo per Sondrio, perché il camion che doveva arrivare purtroppo si è fermato e non arriva più. Il lavoro del camionista è così, soggetto a continui cambiamenti, ma questo di oggi è veramente un giorno maledetto. Uscendo ci ferma ancora il titolare. Ragazzi, è cambiato, vai come fanno quei condizionatori americani. A gancio cosa? Quello. La nostra destinazione cambia per la seconda volta. Sembra più lontano. E noi abbiamo un camion da salutare prima che la concessionaria chiuda. Agata aggancia il semirimorchio. Per me è ancora strano vedere una ragazzina così minuta muoversi con tanta tranquillità sul camion. Per questo la prendo un po' in giro. Non ce la fai, Agata! Ultime operazioni. E siamo pronti a partire. E via si parte. Dal 2011 fatturavo 1.600.000, 10 dipendenti, in tre anni sono... Hai dovuto chiudere l'azienda. Non ho messo in tasca niente. E ho ricominciato da capo. Ma il non è ricominciare da capo, perché il lavoro non mi spaventa. È il fatto che il lavoro non ce n'è, è quello che ti spaventa, no? Vedi, CZ. CZ cos'è? Cecoslovacchia. Ah. Se contiamo i camion targati italiani e targati dell'est, cosa scommetti che sono in maggioranza quelli dell'est? E siamo a Bergamo. Io ci avevo assunto un marocchino che è più bravo, era uno dei più bravi, ma assunto con contratto italiano, mi costava quanto un italiano. Non hai mai avuto paura? Paura no. No, perché comunque bene o male sono cresciuta sul mezzo ai camion, quindi ti viene una cosa naturale. E poi quando sei in giro col camion ti senti libera. È libertà. E c'è discriminazione? No. O no? No. Cioè sul fatto che sei una donna no? No. Pare che io non lo posso dire più di tanto, perché io ho sempre avuto i miei camion. Quindi non ho mai dovuto comunque confrontarmi con altre persone. Quando comunque ho fatto il mio lavoro l'ho sempre fatto bene, perché non ho mai perso un viaggio, non ho mai perso uno scarico, non ho mai ribaltato un carico, almeno fino ad oggi, speriamo di non iniziare oggi. Per Agata portare un camion è la cosa più naturale del mondo, addirittura per lei è stata la culla ideale del suo primogenito. Diciamo che per assurdo era più difficile gestirlo a casa che gestirlo sul camion. Fino al quinto mese di gravidanza sono andata, facevo Belgio e Olanda da sola col camion. Lui ci aveva un mese, portavamo comunque la nostra culla, la mettavamo tra i due sedili e lui ha girato comunque Francia, Belgio, Inghilterra, lo portavamo in giro. Quindi l'ho girata l'Europa, Inghilterra, Francia, Spagna, Belgio, Olanda. Non ho problemi, non mi fare andare, io sono di Napoli, in macchina a Napoli da sola, perché mi dai la morte. Ah, ma dai. Non riesco a guidarla. Tu sei napoletana? Sì. E come ci sei arrivata qua, scusa, bello? Mio padre era in marina, infatti sul camion che gli avevo dedicato a mio padre c'era dietro il porto di Taranto con la Vittorio Veneto, ho fatto 12 anni di marina. Poi la passione per i camion, gli è venuta la brillante idea di venire a Bergamo. Però per me è stata una fortuna, perché comunque, essendo sempre stato un uomo che ha girato, no? Un uomo libero, non ha mai avuto la mentalità meridionale, quindi mi ha sempre lasciato comunque libera delle mie scelte. Da stamattina Agata mi ha parlato tante volte del papà. Per aver dedicato addirittura un camion a quest'uomo, per lei deve essere stata proprio una figura speciale. Era il mio supereroe, perché lui era il mio eroe.
Quando il nonno il sabato arrivava, no? Passava a prendermi da casa e mi portava con lui col camion. E a scuola? Allora pulivamo sempre a scuola, non si andava il sabato. La mamma stava sempre col nonno. Si può dire che sono nata comunque con un papà che faceva il camionista. Come finiva la scuola iniziavo a viaggiare con mio padre e quindi ti sentivi speciale, tra virgolette, ma perché giravi comunque l'Italia e stavo con lui. Mio padre si è ammalato ad aprile ed è morto a ottobre. Poi sono stata male comunque 2 mesi e dopo 2 mesi è stato mio padre, è stato il mio lavoro a darmi la forza di andare avanti. Ma io con lui tutto gli raccontavo, che tante volte mi si arrabbiava, mi diceva guarda che io sono tuo padre, né, non sono un tuo amico. Perché io tutto gli dicevo, da quello che facevo col ragazzo, da quello che facevo in giro con gli amici. Tutto? Tutto, per me era cioè più con tuo papà che non con tua mamma. No, con mia mamma non ci parlo proprio. Agata da piccola era... parlava sempre di camion. Quando era bambina pensavo che era un gioco, che lo facesse per attirare l'attenzione del padre. Per dirti, tutte le volte che c'è una ricorrenza, un matrimonio, una cosa, è un litigio, ma perché non ti trucchi, ma perché non fai così? Invece non ha ancora capito che io sono così, punto e basta. Io ho cercato in tutti i modi, ma in tutti i modi veramente, di ostacolarla. Tanto è vero che lei all'inizio andò a trovare lavoro da altri datori di lavoro. Io, di nascosto suo, che oggi ancora lei non lo sa, gli telefonavo a queste persone e gli dicevo assolutamente non dovete prendere mia figlia a lavorare. Poi alla fine suo papà fu costretto e ci comprò una motrice. Nonostante una mamma avversa, con l'aiuto dell'adorato papà, Agata è riuscita nella sua vita controcorrente. Ci fermiamo per un caffè al volo. I contrattempi della mattinata hanno ritardato il nostro viaggio di quasi 2 ore e nonostante tutto dobbiamo riuscire a vedere per l'ultima volta il camion che Agata è stata costretta a vendere. Ora che siamo fermi e la guardo, voglio dirle una cosa. Sai cos'è che si vede? Quando guidi c'è la faccia felice. Sì. Ti lasci tutto fuori. Andiamo a caricare una torre evaporativa. Che è la torre evaporativa? La prima volta che la carico, quindi. Siamo quasi arrivati a destinazione. E dopo i dubbi sulla nostra partenza, sembra che le incognite della nostra giornata non siano finite. Purtroppo sembra che per scoprire cos'è una torre evaporativa dovremmo ancora attendere. Il piazzale del ritiro è deserto. Agata prova a chiamare un responsabile, ma non si vede nessuno. Noi abbiamo poco più di 3 ore prima che il concessionario chiuda. Mentre aspettiamo guardo il nostro enorme seme di morchio e mi sembra veramente sproporzionato rispetto al suo autista. 16 metri, una ragazzina mingherlina che si porta in giro sta roba. Quello che mi dà fastidio è far vedere comunque una donna che sceglie di fare questo lavoro come una donna speciale. No, sei semplicemente una donna che ha una passione, l'hai scelta, l'hai coltivata e non fai niente di eccezionale, perché non ti pesa farlo. Sembra che prima di un'ora non arriverà nessuno. Nell'attesa ci mangiamo un boccone. E papà ti manca? Papà tutti i giorni mi manca. Però ci parlo, soprattutto quando viaggio col camion ci parlo. E lui mi risponde, perché comunque lo sento vicino, almeno io ci credo. C'è questa cosa, no, che sembra disarmata da tutto ciò che gli è successo, dalle banche, da chi ha approfittato di lei, con la mancanza di voglia di lottare ancora un pezzettino per conquistare, per continuare ad andare avanti, quasi rassegnata. Sì, vabbè, sono sfigata lavorativamente, però voglio dire, ho comunque qualcosa in cui credo e che mi piace fare, l'ho fatta per 11 anni. Però poi quando sei sul camion, quando la vedi al volante, questo volante enorme, gigantesco, che lo sovrasta, se la guardi bene c'è gli occhi che sorridono. La speranza qual è? La speranza di trovare un lavoro nel mondo del trasporto e continuare nel mondo del trasporto. Questo. Finalmente nel piazzale è arrivato qualcuno e così il nostro semirimorchio viene caricato. Per sbrigarci cerco di dare una mano ad Agata. Abbiamo poco più di 2 ore per scaricare il nostro carico e vedere quel camion che Agata non avrebbe mai voluto vedere. Amiche non ne ho,
siamo tutti amici, a parte la ragazze che guidano i camion così, che comunque la compagnia l'ho abbandonata, che avevo 19 anni quando ho iniziato a fare questo lavoro, l'ho persa. E comunque io arrivavo col camion e loro andavano in discoteca. Tu io partivo dormire. Col camion e loro arrivavano alla discoteca, e quindi è una scelta di vita che fai questa. La scelta di vita di Agata è lo stravolgimento del classico immaginario femminile. Addirittura da ragazza preferiva il camion allo svago o alla discoteca. Conoscendola però, finalmente scopro un suo lato romantico. E invece tuo marito l'ha incontrato sul camion? No, l'ho incontrato alla presentazione di un viaggio umanitario. Col camion? Col camion. L'hai incontrato? Il 5 marzo l'ho conosciuto, il 2 aprile ci siamo messi assieme, il 29 giugno abbiamo rogitato casa e il 22 ottobre dello stesso anno ci siamo sposati. Ma pensa. Spettacolo, c'è andata di culo proprio. Sei innamorata come primo giorno? Io di più. Guardando nell'album del matrimonio di Agata scopro che nel giorno più importante per lei non poteva mancare la cosa più importante, il camion. Autotrasportati dall'amore. Qua è lui che arriva col camion, questa qua ero io perché sono arrivata col camion di mio padre. Il ristorante del pranzo di nozze l'abbiamo scelto in base al parcheggio, perché comunque dovevamo parcheggiare diversi camion. E a me non è successo niente? Mi hanno rapinato una volta, ma quando c'avevo 19 anni. Porca vacca. Mi hanno sequestrato e rapinato, sì. Sequestrato e rapinato? No, adesso ci rido sopra, ai tempi piangevo. Ci credo. La macchina si è messa davanti, sono scesi tutti e quattro, hanno aperto le portiere, ci hanno tirato giù e ci hanno messo di dietro in macchina. Ma armati? Quello dietro ci teneva la pistola puntata. Quando hanno finito il lavoro ci hanno lasciato andare e ci hanno detto comunque che noi non avevamo visto niente, perché ci avevano i nostri documenti, le nostre cose. Ed è stata sequestrata con la pistola puntata alla tempia. Dissi: meno male, così mia figlia non fa più la camionista. Con la paura che si è messa, starà a casa, cercherà un altro lavoro. E invece, tornata a Bergamo, ripartì subito un'altra volta. Quindi fu un'ennesima delusione per me. Con questo esempio, questo davanti è lento perché è carico. È carico ed è bulgaro, guarda. Ah, già. Però è targato Bergamo. No, BG e Bulgaria. Ah, BG e Bulgaria. Qual è la targa bulgara? Anche mio marito è andato del bulgaro in Francia. Perché va a BG? Bulgaria li fa, no, italiano, Bergamo. Lungo il tragitto Agata continua a ripensare a quel camion così importante e alle ragioni che l'hanno costretta a venderlo. Con quello che ricavavamo dovevamo pagare tutti, quelli che riuscivamo a pagare. Era un camion a cui io ero legata. Quel camion avrei fatto tutto purché venderlo. E non ce l'hai fatta? No. E come mai ce l'hai affezionata? E quando mio padre si è ammalato, che era uscito questo modello di camion, e mi diceva sempre: se papà ce la fa a vincere questa battaglia, compriamo l'R e ci mettiamo a fare il frigorifero insieme. E allora, quando lui è morto, io gli ho promesso che l'avrei comprato questo camion. L'ho comprato, gli ho fatto reografare dietro il porto di Taranto con la Vittorio Veneto e sopra dove lui era imbarcato, e sopra c'era scritto dedicato al mio papà. E c'è ancora? Penso di sì, non so se l'hanno cancellato. Per Agata quel camion è quasi una persona. Andarlo a rivedere è come salutare un'altra volta il papà, anche se può sembrare tutta una follia. Il camion è un ferro, quindi perché non venderlo? I ricordi non sono questi, sono altri che lei porta nel cuore e che tutti i giorni lei convive con il padre. Quindi io solo approvo che lei lo venda. Ci rimane poco più di mezz'ora per raggiungere la concessionaria. Come se il tempo non fosse già abbastanza poco, ci si mette di mezzo anche qualcos'altro. Ma io vedo una cosa lì. Sto. Dove? Ah, sporgente. Ah, non lo so. Anch'io ho visto. Vuoi che vada scendo a guardare? Aspetta che mi fermo appena vedo. Sì. È vero che c'è una roba che sporge. Sembra un pezzo di legno. C'è un pezzo di legno che sporge dal seme di morte. Non possiamo viaggiare così e dobbiamo sistemarlo. Agata non ce la fa e neanch'io. Alla fine insieme risolviamo. Ma questo imprevisto ci mangia anche di noi.
io da quando ho perso mio padre, l'unico motivo che avevo per poter sopravvivere era, è stato il camion, è stato il mio lavoro. Siamo in ditta con il carico, ci resta un quarto d'ora. Appena mollato il camion, saliamo in macchina diretti alla concessionaria. Agata è amareggiata. Ti girano tanto le balle per la macchina e proprio per tutto il sistema, perché proprio dici ma non c'è giustizia. Viaggiamo spediti, ma un attimo dopo veniamo rallentati dal traffico. Eppure sia tardi, porca miseria. Tra 10 minuti il concessionario chiude. Fortunatamente arriviamo per un pelo. Agata sembra sapere che si emozionerà. Ma non tirate fuori tutte le telecamere, c'ho vergogna. Infatti già a qualche decina di metri dal camion i suoi occhi diventano lucidi. Io da quando ho perso mio padre, l'unico motivo che avevo per poter sopravvivere era, è stato il camion, è stato il mio lavoro. Per quello che c'è anche tanta rabbia. Perché comunque è stata una cosa che ho fatto con amore e con serietà, sacrificando comunque il mio tempo e la mia, comunque la mia giovinezza. Agata è proprio una persona dolce, una persona indifesa. Cioè, sembra poi forte, sembra il maschio della famiglia, il maschiaccio di famiglia. In realtà è una ragazza con una passione enorme, una passione gigantesca. Purtroppo il camion ormai è venduto. Già gli è stata tolta la dedica che Agata aveva fatto al papà. Alla fine devi pensare che c'è, capito? Lui c'è sempre. Sopra c'era scritto dedicato a mio papà. E questa è la nostra striscia, la S, la di Agata. Vedi, se tu vedi la S... Ah, Simone e Agata. Quanti chilometri? Quasi 900.000. E infatti, mazzo, 900.000. Ma sono pochi 900.000. Sì. E il verde, perché era il colore preferito di papà. Agata sale per l'ultima volta a bordo. Per lei questa semplice vendita è una grande sconfitta. Cosa pensi? Che non è andata. C'è una valanga di strada. Sì. 34 anni, devi ricominciare comunque, non devi. Sei una ragazzina, c'hai ancora due figli da fare. Sono oggetto, allora. Però guarda che un camion è comunque 5 anni, ci passi 5 anni assieme, è come se fosse una persona, non diventa più solo un mezzo, non è l'autovettura per dirti, no? Se è stata quella non mi interessa. Io penso che sei una grandissima lavoratrice. Una grandissima mamma, una grandissima moglie, una grandissima camionista. La cosa che penso è che questo lavoro diventa sempre più duro, e salire su un camion pensando che spesso e volentieri se qualcosa succede quel giorno non guadagni niente. Il camionista lo fai solo se veramente hai una grande passione, se no sai, su una macchina e fai 1 milione di chilometri. Agata è così, Agata è veramente un inarrestabile.